A un anno dall'inizio dell'emergenza sanitaria ci occupiamo di uno dei settori sicuramente più colpiti dalle restrizioni anti-Covid. Infatti baristi e ristoratori da questa settimana, ad esempio, si trovano nuovamente a far fronte con le misure previste dalla zona arancione che prevedono la chiusura degli esercizi. Lavorare a singhiozzo tra aperture e chiusure è una situazione definita insostenibile dagli esercenti piacentini che abbiamo intervistato. Cominciamo sentendo l'opinione di Ilaria della trattoria La Moretta. Sei felice perché riparti e poi ti demoralizzi in 3-2-1, in più comunque le spese ci sono e sta cambiando tutto comunque, anche se riapriamo anche la sera, la gente preferisce stare in casa secondo me, cioè sta cambiando veramente tutto in un anno, solo che noi non lavoriamo da un anno e i fondi sono arrivati 2 volte i 600 euro, però avendo una trattoria, buttato via un sacco di roba, in più la butti sempre via perché cioè apri e chiudi, prendi un po' di roba, ne prendi poco ma poi chiudi, io avevo preparato tutto per il weekend, adesso io e il mio amoroso faremo una settimana a mangiare gli avanzi da trattoria, quindi è veramente difficile andare avanti anche secondo Pier Giorgio del ristorante Osvaldo. È una difficoltà che all'inizio abbiamo affrontato con entusiasmo, diciamo che adesso diventa veramente difficile affrontare la situazione, anche per chi comunque l'ha presa sul serio, ecco, non pensava che passasse in un attimo, però un anno è veramente lungo, insomma. Che cosa vi dà più fastidio di tutta questa situazione? Beh, l'incertezza, senza dubbio, perché non hai un futuro disegnato davanti. Cioè, ragioniamo di settimana in settimana cercando di indovinare che cosa ci proporranno nelle prossime settimane. Perché comunque una pianificazione è necessaria. Voglio dire, non lo so, i dati che arrivano sono sempre contrastanti. Siamo assolutamente nella nebbia, ecco, noi siamo abituati a stare nella nebbia, però non è così bello, insomma. Ci siamo affezionati a conviverci, insomma, tutto l'anno è un po' dura, ecco. Molto complicato anche il momento per i bar piacentini, sentiamo Rachele del bar I Portici. Uno cerca un attimino di trovare un equilibrio in 2 settimane di apertura dove vedi lo spiraglio di ricominciare un attimino a lavorare e poi arriva ancora la mazzata, cioè sinceramente non ci aspettavamo un'altra chiusura così, ecco, assolutamente. Cosa ti dà più fastidio di questa situazione? La cosa che mi dà fastidio è che ormai è passato veramente un anno, cioè c'era la possibilità, sicuramente non è facile gestire un casino come quello che è successo, però dopo un anno uno si aspettava di avere un attimino, un pochino di cose normali che sarebbero successe, cioè innanzitutto iniziare a lavorare decentemente. Secondo Stefano del Bar Ponte Fiorenzuola, questo passaggio continuo tra arancione e giallo crea tanta confusione anche nei clienti. Lasciamo stare, c'è da litigare col cliente, perché non sanno se possono entrare, vogliono star dentro, vogliono, insomma, tutta una menata allucinante. Che te non sai se metti fuori i tavoli, devi metterli dentro, devi fai la scorta, non fai la scorta. Poi non, insomma, diventa un po'. Anche noi, in base al colore che siamo, cambiamo il giorno di chiusura. Se sono giallo, tengo aperto il giorno di chiusura il martedì normale, come ho sempre fatto. E se sono arancione, chiudo di domenica. Insomma, ce la stanno facendo girare come non voglia. E boh, a Pasqua per me siamo in lockdown, per non far andare in giro la gente, in automatico, secondo me. Che cosa? È un mio pensiero. Sì, sì, certo, certo. Che cosa vi dà più fastidio di tutta questa situazione a un anno dallo scoppio dell'emergenza? Che non riesci a lavorare tranquillamente. Noi, logicamente, anche quando siamo gialli, che è l'apertura normale, siamo chiusi 8 ore al giorno in più, perché noi apriremo alle 3 di notte, devo aprire alle 5 e chiudo alla mezzanotte, chiudo alle 6, quindi ogni giorno 8 ore in più con 2 posti. Con metà posti dentro, perché oltretutto siamo sempre con metà posti dentro e tutti i giorni ci sei 8 ore in meno di apertura. Queste dunque le opinioni degli esercenti piacentini raccolte da Radio Sound Piacenza 24.